rispettarlo, No, non c'è dubbio. Allora, un flash con l'ex assessore del Comune di Napoli, Pina Tommaselli, grazie, onorevole, la chiamo così, le chiedo qualche informazione in più. Noi abbiamo sentito il presidente della Commissione Esposito, della Commissione Sport, che ci ha spiegato la cosa. Dottoressa Tommaselli, lei che cosa ci può aggiungere? 5 milioni sono stati bloccati dalla Si Guardia di parla Finanza. però di 15 milioni di danno. 15 milioni di danno addirittura. Ma guardi, io non so, 15 milioni non so da dove escono. So che in effetti uno dei tormentoni, appunto, dei miei 2 anni di più di assessorato di incarico sono stati proprio i conti da fare con la società Calcio Napoli, conti che dal 2007, epoca della stipula della convenzione, non erano stati mai fatti, anche se molti lavori di manutenzione straordinaria che toccavano al comune nel tempo li aveva anticipati la società, e quindi c'era un problema di dare e avere che stavamo tentando di, appunto di sanare. Certamente come conto secco sono 5 milioni, però ovviamente c'è una parte di lavori anticipati dalla società. Ma il problema è che comunque alla fine questi soldi bisognava che la società li desse e avevamo lavorato su questo. Ovviamente era molto difficile, però si poteva procedere con il decreto ingiuntivo se l'accordo transattivo non si poteva fare. Come già ho detto in altre occasioni, forse è mancato un po' di coraggio. Io tutto sommato sono stata abbastanza così. Diciamo fermata rispetto a certi fatti, quindi a procedere con il decreto ingiuntivo, nonostante lo avessi più volte invitato, avessi più volte invitato i dirigenti a farlo. Quindi quando interviene la Corte dei Conti mi pare che comunque è un fallimento dell'amministrazione, perché doveva Dottoressa, essere l'amministrazione dalla schiena dritta e dalle mani libere a fare questo recupero. un'ultimissima, poi la ringraziamo per la disponibilità. Secondo lei c'è la volontà di rimanere in questa situazione di stallo da entrambe le parti? Questa è una domanda un po' tendenziosa. Certamente le posso dire che io sono stata lasciata sola, io non sono stata aiutata, e chiudo così. Va bene, va bene. Grazie, Grazie alla dottoressa. dottoressa Pina Tommaselli, grazie.